Ciao amore, ci vediamo? Ah, e a che ora se ne vanno? Ok, allora parto. Ho detto al boss che sabato non ci sono. Perché? Come perché? Andiamo in montagna, no? Vale, ti avevo detto che non ero sicuro. Lunedì ho un esame, mi vedo con chi era Ludo per studiare. Mi prendi per il culo? Dimmi solo questo. Vale. Io per una settimana uscirò alle 8 e tu non ci sei perché devi studiare con quelle due sfigate. Vale, non ti incazzare, non ci siamo capiti. Possiamo sempre andare via al prossimo, no? No, no, non è che posso fare come cazzo mi pare, come te. Calmati, non è una tragedia. Se permetti, l'università è più importante. Più importante di me? Lo sai che mi fanno incazzare queste cose? Brutta stronza! Preferisci la tua amica a me, eh? Lasciami, mi fai male! Non credi che magari è per questo che non voglio venire via con te? Amore, scusami, lo sai come sono fatto. Ma non ti farei mai del male. Stai lontano. Devi starmi lontano. E va bene. Mi hai proprio fatto incazzare, lo sai. Andiamo la settimana prossima in montagna. Valerio, sono solo venuta a dirti che è finita. Ne abbiamo parlato, ti ho perdonato, ma ora basta. Ma che dici, amore? Sono cambiato, lo sai, ce la sto mettendo tutta. È vero, ieri sera ho fatto una cazzata, ma non succederà più, te lo prometto. Tu dici sempre così, ma succederà ancora, perché sei malato, Valerio. Oh! È vero che per venirmela a dire ti sei portata dietro la guardia del corpo. E va bene, Anna, addio. Anzi, sai che ti dico? Chi se ne frega!
La prossima volta voglio la rivincita. Va bene. Ah, scusami, non ti avevo riconosciuto. Anna, giusto? Sì. Piacere, Gabriele. Piacere. Mi ricordo di te, andavi allo scientifico, vero? Sì. Ero uno degli amici di Chiara. Ah, giusto, ci siamo visti qualche volta, all'intervallo, forse. Già, già, in fila alle macchinette. Stai aspettando qualcuno? Sì, i miei genitori dovrebbero arrivare. Si sono dimenticati. Comunque, se vuoi un passaggio a casa, te lo do volentieri, non ci sono problemi. No, tranquillo, davvero, tanto saranno già partiti. Come preferisci. Alla prossima, allora. Ciao. Hai fatto proprio bene a trasferirti a Milano. Già. Allora non è solo per l'università e per scappare dai tuoi. Beh, quelle erano le ragioni principali, poi ce ne sono altre. Felice di far parte delle secondarie. Domani pranziamo assieme? No, domani dopo la lezione torno a Bergamo con il treno dell'una. Non ti fermi per il weekend? No, ho promesso ai miei che li avrei aiutati a svuotare la stanza. Ok. Sa che ci vedremo lunedì, allora. Ti amo. Anch'io. Ma non iniziare a dirmi ti amo per abitudine. No, tu non mi ami mai. Esco a buttare il sacco. Altrimenti qui non ci si muove più. Va bene? Chiamate qualcuno! Lisette? Lisette? Che non si può sapere quando si sveglierà dal coma. Potrebbero essere giorni o anni. Bacile, che danni ha fatto? Sono solo ferite superficiali, no? È riuscita a coprirsi il viso con le mani e poi è stata soccorsa su. 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 Gabri, devi capire che Anna non tornava più con il figlio. È inutile illudersi. L'acido le ha bruciato tutto, il naso e la bocca. Però è viva. Sì, è viva, questo è l'importante.
E sono sicura che si sveglierà. Si sveglierà presto. Si sveglierà presto. Si sveglierà presto. Appena parcheggiato. Thank you.